Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You'll laugh so hard your sides will ache, your heart will go pitter-pat watching Felix the wonderful cat. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You never know what he'll do next, so don't even try to take a guess. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. He's so much fun for everyone, no one can question that, 'cause it's Felix the wonderful cat. E buongiorno, buongiorno a tutti per questa ultimissima puntata di novembre di Felix 5.9. Io sono il solito Nicolò Guicciardi, saluto Morgan alla regia. Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi tra l'altro solo soletto, non c'è il nostro socio Ruben Giovannoni. Ricordiamo rapidamente i contatti con cui potete interagire con noi, sms e whatsapp al 340 088 9313, sito web della radio www.radio5.9.it. potete seguirci anche sulle nostre pagine Facebook Web Radio 5.9 e la nostra Felix trattino Radio 5.9. Non attendiamo oltre, presentiamo subito l'ospite di oggi, un ospitone, tra l'altro, secondo ospitone dopo Giovanardi, che abbiamo già avuto in radio, 41 anni, già capostipite dei rottamatori emiliani, ex Margherita in Terra Rossa, famoso per essere uno dei più assidui pendolari della ex stazione Leopolda. Signore e signori, qui con noi Matteo Ricchetti, deputato PD, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa seconda dopo Giovanardi, non so se te la perdonerò, però possiamo cominciare la nostra chiacchierata. Benissimo, benissimo. Partiamo subito da un appuntamento che sarà imminente, che è quello della Leopolda, 11-13 di dicembre, così come annunciato da Matteo Renzi. Che differenza c'è tra la Leopolda di governo e la Leopolda di lotta? Cos'è rimasto dello spirito, del vecchio spirito della Leopolda di lotta in queste? Beh sì, in effetti non c'è stata una Leopolda uguale a quell'altra in realtà, perché le Leopolde, che sono questi maxi raduni in terra fiorentina, in questa bella ex stazione, che hanno ospitato veramente migliaia e migliaia e migliaia di ragazzi, di persone interessate a discutere, con una formula molto originale, insomma si va, si interviene, tutti possono essere ascoltati, Ci si lavora assieme e poi dopo si prova anche a tirare qualche conclusione. In passato io stesso sono stato redattore dei documenti conclusivi, le 100 proposte, il feedback degli amministratori. E questa sarà non la prima, perché già l'anno scorso Matteo e noi, insomma, eravamo in questa esperienza di governo guidato da Renzi, però questa è sicuramente una Leopolda nella quale sarà anche possibile apprezzare, non dico un primo bilancio, però ci sono dei provvedimenti che nelle altre Leopolde erano annunciati. Io ricordo gli 80 euro non sono una misura nata così da Padoan e da questo governo, sono una misura nata nelle nostre chiacchierate, in cui ci dicevamo, insomma, chi guadagna meno di 1.500-2.000 euro al mese ha bisogno, perché quel famoso ceto medio-basso che deve essere incoraggiato, che deve avere più risorse per lanciare i consumi, che paga troppo di tasse sul lavoro. E mi ricordo in una delle prime o seconde Leopolde si disse 100 euro al mese a chi guadagna meno di 2.000 euro. Poi dopo la realpolitik di governo ti porta a fare dei tagli, 100 euro 80 e i 2.000 1.500, però il senso era assolutamente quello, insomma, nasce da lì. Qui credo che sarà la possibilità di fare il punto su Jobs Act, riforma della scuola, pubblica amministrazione. È evidente che questa Leopolda è accompagnata da questo sentimento di paura e inquietudine che accompagna anche il nostro paese dopo i fatti di Parigi. Però credo che sarà come sempre una Leopolda in cui passione ed entusiasmo non mancheranno. Bene, proprio sulla Leopolda, insomma, si parla di Leopolda di governo. Io ti chiedo una tua valutazione su Matteo Renzi come presidente del Consiglio. Dopo, nel corso di puntata, parleremo anche in quanto segretario di partito, però in quanto presidente del Consiglio, tu come valuti finora la politica del governo dell'uomo più giovane in assoluto della Repubblica Italiana, che ha bruciato ogni tappa? Questo è fuori discussione. Sì, tu fai una distinzione corretta, secondo me, poi dopo ne parleremo dopo. Dal punto di vista del Renzi Premier,
Beh, insomma, l'Italia si è rimessa in moto. Io non cedo a facili trionfalismi, perché basta uscire da questa radio e, oltre alle temperature, apprezzare le difficoltà che ancora sono in mezzo alle persone, alle famiglie, alle imprese. Però non c'è dubbio, il paese è uscito, sta uscendo dalle sabbie mobili. Per 10 anni abbiamo scherzato sulla legge elettorale, dandogli nomignoli, il porcellum tra calderoli, e devo dire anche quando il centro-sinistra ha governato non è mai stata cambiata. Beh, un punto è stato messo, abbiamo la nuova legge elettorale, abbiamo candidati di collegio o eletti con la preferenza, siamo ad un passo. La prossima settimana noi concluderemo alla Camera la seconda lettura della riforma della Costituzione, e a quel punto altri due passaggi e la parola ai cittadini. Vuole dire che realisticamente il 2016 sarà l'anno in cui la Costituzione italiana cambia, restituendoci un sistema dove decidere è quantomeno più facile, la si smette di ricorrere a decretazioni di urgenza, la si smette con le navette tra Camera e Senato, dove se cambia una virgola cambia tutto. Insomma, tutte cose che erano state fin qui solo enunciate, senza parlare dei provvedimenti di merito. Oh, ragazzi, la mia, ma credo ancora di più la vostra generazione, si è sentita dire apriti la partita IVA e comincia domani mattina. Io nel nostro distretto, nelle nostre terre, nelle nostre aziende, anche aziende illuminate, incoraggiose, che scommettono, ma che hanno utilizzato gli strumenti della flessibilità in maniera abbastanza discutibile, certo, dentro a ciò che la legge gli consentiva. Oggi abbiamo un contratto a tutele crescenti che in un qualche modo non solo sta stabilizzando molte posizioni, ma sta anche cambiando, anche qui in maniera non definitiva. La disoccupazione giovanile è ancora troppo alta, ma non c'è dubbio che da una curva che andava in su si è passata da una curva che va in giù. Non si erano mai visti 500 euro per ogni insegnante che può aggiornarsi, investire. Anche qui non si cambia il mondo, però è un governo che finalmente comincia a rimettere le cose in ordine. È il primo governo, anche senza propaganda, che riduce la pressione fiscale. Lo fa sul lavoro, lo fa sulla casa, su cui c'è una discussione molto aperta, lo fa sulle imprese, lo farà sulle persone fisiche sul prossimo anno. Insomma, io, anche perché insomma, ci mancherebbe altro, sono un parlamentare che li sostiene i provvedimenti di governo, quindi se non sono dissociato promuovo Renzi, ma lo promuovo con un giudizio pieno, proprio perché il coraggio e anche l'autorevolezza ce la sta mettendo tutta. Bene, bene, bene. Facciamo un brevissimo stacco musicale, poi torniamo qui con Felix 5.9 e Matteo Ricchetti. Ci rientrati qui a Felix Radio 5.9, io sono Nicola Guicciardi, ricordo Nicola Sgarbi in regia, nostro ospite è, per chi si fosse sintonizzato solo ora, Matteo Ricchetti, deputato modenese del PD. Ricordiamo anche rapidamente i contatti con cui potete interagire, sms whatsapp al 340 088 9313, pagina Facebook web radio 5.9 e felix-radio 5.9, oppure in streaming sul sito www.radio5.9.it. Ritorniamo con una domanda che un nostro ascoltatore ci ha fatto, ci chiede se nel 2016 verranno aumentate le tasse sulle partite IVA. No, non verranno aumentate. Questa era una discussione che è aperta alla Camera e al Senato già da un po', nel senso che abbiamo impedito l'aumento nel decreto mille proroghe di quest'anno, e anche sulla legge di stabilità non c'è un aumento del regime contributivo delle partite IVA, e quindi non si vedranno scattare l'aumento di aliquota contributiva, ma anzi verrà esteso il cosiddetto regime forfettario, che è il regime più basso che le partite IVA pagano in termini di contributi. Da questo punto di vista, il combinato disposto tra le riforme del lavoro e questo contenimento della quota contributiva dei lavoratori atipici, delle partite IVA, dei parasubordinati, secondo me rappresenta una risposta importante, soprattutto per le generazioni più giovani, insomma, quelle che approcciano già al mercato del lavoro con elementi di incertezza sulla loro situazione previdenziale, che sarà, che almeno non ne abbiano un danno immediato. Molto bene, speriamo di essere stati chiari per il nostro ascoltatore che ci ha scritto. Facciamo un balzo indietro, proprio un balzo indietro temporale, parliamo degli albori. Io ti chiedo com'è che ti sei avvicinato alla politica? Come mai hai deciso di impegnarti in politica? Ad esempio Renzi, lui dice sempre che sono stati i genocidi di Srebrenica che gli hanno acceso la scintilla
per iniziare, insomma, a fare politica attiva. Tu hai avuto qualcosa, qualche motivo particolare oppure una vocazione? Sì, sì, no, il motivo è stata una serata in parrocchia Spezzano, dove è venuto ad incontrare il nostro gruppo di giovani della parrocchia Don Giuliano Gazzetti, che oggi fa il parroco a Formigine. Si occupava allora, credo lo faccia ancora, di pastorale sociale, e fu una serata per me probabilmente di svolta, nel senso che mi ha convinto profondamente di due aspetti. Il primo è: o della politica ce ne occupiamo tutti e ce ne occupiamo insieme, o ci sarà sempre qualcheduno che decide per conto di altri anche senza un mandato. E poi, dal punto di vista, insomma, anche religioso, insomma, l'idea di occuparci delle cose di questo tempo e di questo mondo era un modo di, ed è un modo anche, no, di contribuire alla costruzione del regno che verrà. E quindi a me questa idea dell'impegno, della quotidianità, mi ha molto colpito. E poi l'altro tema è quello della salvaguardia del creato. Lo dico perché domani a Parigi si apre una conferenza, non so quanti la conoscono, quanti ne sanno, anche tra chi ci ascolta, questa conferenza sul clima, no? Che può sembrare l'ennesimo appuntamento tra soloni che si incontrano, serviti, riveriti con le auto blu, ragazzi, però ci stiamo giocando il pianeta. E a me l'idea che dalle decisioni della politica passa la qualità non solo della nostra vita, ma anche del nostro ambiente, dell'aria che respiriamo, che dell'acqua ce ne possa essere per tutti, eccetera, 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 è stata una molla dirimente. Poi certo, eravamo nel 1992 e a nessuno sfugge che erano gli anni di Tangentopoli, del crollo di un sistema e del grande bisogno sentito da chi portava responsabilità di rimetterci tutti e tirare sulle maniche. Siamo nati proprio in un bell'anno noi, veramente. Sia io che il regista siamo del 92, quindi insomma, siamo figli di Tangentopoli. Non lamentatevi, io sono un po' più vecchio e almeno potete vantare qualche decennio in meno su, ragazzi. Possiamo rottamare i rottamatori. Fra un po' sì. Volendo. E niente, allora noi andiamo avanti con questo excursus temporale. Tu hai avuto anche incarichi nella Margherita, giusto? Nella ex Margherita. Allora, la domanda che sorge spontanea è: tu rifaresti la fusione, diciamo, con i DS per creare il Partito Democratico, oppure se tornassimo allora creeresti più un partito di tipo popolare, più che una fusione con un partito della famiglia socialista? No, la rifarei assolutamente. La domanda però bisognerebbe farla loro, cioè loro vorrebbero, vorrebbero farla per la prima volta, perché il problema è che secondo me qualcheduno quella fusione l'ha fatta per davvero, e quando fai quelle operazioni fai saltare, no, senza rinnegarlo, ma quello che ti ha preceduto, anche in termini proprio di scelte. Io, se guardo da Modena a tutta l'Italia, ancora oggi ci sono le fondazioni nate dai DS con dentro le sedi, con dentro il patrimonio, con dentro pezzi dipendenti. Cioè, se ci credi per davvero, quando ti sposi non è che lasci i vestiti a casa di tua mamma, cioè li porti con te e fai una scelta definitiva e fino in fondo. E tra l'altro io sono convinto che dall'Italia dovesse e debba ancora oggi partire un grande rimodellamento della scena politica europea, in cui sinceramente anche le famiglie socialisti e popolari europei, socialdemocratici e popolari europei, segnano un po' il passo circa l'attualità delle risposte che stanno mettendo in campo. Immaginerei per l'Europa un grande campo democratico e un grande campo moderato conservatore che si confronta sui grandi temi: lavoro, immigrazione, frontiere, politiche fiscali, politiche commerciali, mercato. Sono tutti temi sui quali ho paura che ci stiano dando risposte tradizionali, vecchie, datate e anche figlie un po' di un'impalcatura ideologica che sinceramente oggi non c'è più. Quindi un po' in stile americano, diciamo, due poli, tra virgolette, repubblicano e democratico. Sì, insomma, l'aggettivo americano, come puoi notare dal tono della mia voce, non mi entusiasma. Però certamente che porti a questa anche semplificazione di quadro e di soluzione, di proposte, sì. Io credo che
anche Ratzinger, anche l'ultima enciclica di Ratzinger era più avanti delle ricette del PSE sui temi del lavoro e della globalizzazione, perché già la Chiesa si interrogava, e dico la Chiesa per dire quanto di più secolare la società conosca, si interrogava sull'equilibrio, sulla redistribuzione, sulle opportunità per le giovani generazioni. E invece noi siamo ancora qui, insomma, mediamente a sentirci dire le cose che ci sentivamo dire 30 anni fa, per cui non solo la rifarei, ma la rifarei ancora più coraggiosa, ancora più spinta l'operazione del PD. Bene, andiamo avanti sempre, a Prodi in regione nel 2010 o sbaglio prima? Allora, la prima legislatura l'ho fatta dal 2005 al 2010, io sono diventato segretario della Margherita nel 2003, il primo segretario nel primo congresso della Margherita, figlio appunto di quella cosa che ti raccontavo, di quella scelta di impegno diretto che ho motorato in quegli anni, e poi nel 2005 mi sono candidato nella lista dell'Ulivo, che fu la lista embrione quando ancora c'erano i due partiti, ma che si presentarono insieme alle regionali in una competizione molto dura, perché allora c'erano Mezzetti, Muzzarelli, Labastico, cioè i pezzi da 90 dell'ex PDS e DS, ma riuscimmo in questa grande impresa di essere eletti al Consiglio regionale 2005-2010, poi rieletto nel 2010, dove vengo anche eletto dall'Assemblea, Presidente dell'Assemblea regionale. È proprio qui inizia il tuo lavoro sui vitalizi, giusto, regionali, e sull'abbattimento dei costi, giusto, dell'Assemblea legislativa. Mi ricordo un tuo intervento a Radio 24 che ebbe successo, perché secondo me era quello che segnava un po' l'inizio della sobrietà da parte della politica, specialmente regionale. Sì, anche perché avendo fatto quella prima legislatura 2005-2010 mi aveva consentito di comprendere bene dove, senza demagogia e populismo e tutti a casa, prendere come metalmeccanici, calci in culo a chi va in consiglio, insomma, perché ci vuole anche il senso non solo dell'equilibrio, ma il senso delle istituzioni, dei costi della democrazia. Però, avendo fatto quella prima legislatura, mi presento nel 2010 dicendo già, guardate, se io vengo eletto, io torno in quell'assemblea, avendo messo a fuoco alcuni interventi che riguardavano la riduzione delle spese dell'assemblea, messa a fuoco su qualche provvedimento, spese di rappresentanza, funzionamento delle indennità. Questo tema dei vitalizi, che forse ripensandoci oggi l'ho affrontato anche in maniera troppo radicale, cioè oggi la regione Emilia-Romagna è l'unica che non ha nessuna forma, non c'è neanche il sistema contributivo come tutti i lavoratori, ma perché? Perché è frutto di una mia idea, di una mia convinzione profonda, cioè la pensione si matura da un mestiere, la politica non è un mestiere e non dà vita ad una pensione. Se tu fai politica di mestiere, per me c'è un problema, perché chi arriva alla politica ci arriva da un suo portato, da una sua esperienza. Io sono dipendente della provincia di Modena, ho fatto un concorso, ho lavorato lì per anni e dopo aver lavorato lì per anni mi sono candidato e oggi sono in aspettativa. In qualunque momento, finisce la legislatura a Montecitorio, io ho un lavoro a cui tornare ed è il lavoro che mi darà una pensione. Quindi io ho cancellato i vitalizi e siccome l'interpretazione era unanime, cioè tu puoi cancellarli totalmente per chi viene e per chi verrà, non per chi è stato, ho aperto un'ulteriore possibilità, cioè l'autorattamazione del vitalizio. Uno poteva rinunciarci e dopo aver fatto la legge la prima rinuncia è arrivata da me. Quindi io sarò il primo consigliere regionale e deputato della storia repubblicana che, mentre in passato c'erano due vitalizi, non ce n'ha neanche uno. Penso che di aver sbagliato qualcosa alla fine della fiera. Però, battute a parte, sì, quello è stato un provvedimento molto forte, diciamo la verità, provvedimento che abbiamo portato a casa perché il PD, i consiglieri regionali l'hanno sostenuto, ci hanno creduto e ancora oggi mi risulta la regione sta proseguendo nella ridirezione della riduzione dei costi della politica, giustamente, correttamente, riportando equilibrio, cioè senza spedizioni punitive verso chi fa politiche che sarebbero sciocche e incomprensibili, ma riportando sulla terra chi aveva un po' esagerato. Mi pare di sì, tra l'altro credo di aver letto sull'Espresso che il presidente della regione Emilia-Romagna dovrebbe essere uno di quelli che prende meno in assoluto tra tutte le 20 regioni, vabbè, escluse quelle a statuto speciale, però, e questo insomma è un segnale di sobrietà importante. Sì, ecco. Sì. Una tua opinione su Errani?
con cui hai condiviso il percorso. È stato veramente uno dei migliori amministratori della nostra regione, nel senso che io ho visto Errani da vicino, prima insomma, da consigliere con un ruolo che seguiva sanità e politiche di bilancio della regione, quindi apprezzandone l'impostazione e le scelte, poi da interlocutore, da presidente del consiglio verso il presidente della giunta, e credo che Errani abbia dato un'impronta profonda alla nostra regione. Basta pensare come tutta la piena attuazione della delega sul sociale e la sanità che la Costituzione assegna alle regioni, ma solo che solo in un recente periodo tutto sommato ha conosciuto, cioè dal 70 in avanti, anzi il 70 nasce, 1970 nasce la regione, passano un po' di anni, poi comincia a prendere forma il servizio sanitario regionale. Ecco, lì c'è un'impronta forte della nostra regione, che credo anche sui servizi alla persona, sulla cura dei bisogni delle persone, è ancora una regione da prendere a riferimento. Per cui per me è stata una bella opportunità lavorare fianco a fianco con lui. Ottimo. Allora noi torneremo sulla regione dopo un breve stacco musicale. Cesare Cremonini, Lost in the Weekend, Felix 5.9, Matteo Richetti. E sul jingle siamo tornati in diretta con Felix 5.9, ospite, per chi si fosse sintonizzato solo ora, Matteo Richetti, deputato del Partito Democratico. Ricordiamo rapidissimamente i contatti con cui potete interagire: SMS, WhatsApp al 340 088 9313, pagine Facebook Web Radio 5.9 e Felix-Radio 5.9, oppure www.radio5.9.it per seguire lo streaming. Ritorniamo sempre sulla questione regione, perché tu ti sei inizialmente candidato per le primarie alle regionali dopo le dimissioni di Errani del 2014, da cui poi tu ti ritirasti giusto per pressioni da Roma. Tu avevi detto questo, poi non so come se era per quel motivo lì e anche per l'indagine inerente al peculato. Sì, per una... Io avevo deciso di correre le primarie, di mettermi in gioco. Credevo che fosse anche la cosa più coerente circa quella proposta di cambiamento che avevamo costruito in quegli anni con Matteo. Dopodiché nella decisione di una persona entrano tante dinamiche. La prima è certamente il senso di estraneità che buona parte del partito ha mostrato di fronte a quella disponibilità. Immediatamente, nel momento in cui ho detto io ci sono, ci si è attrezzati per avere un'altra candidatura. Quella non poteva essere considerata al PD in nessun modo l'epilogo di quella vicenda, mettendo in campo tra l'altro l'allora segretario regionale Bonaccini direttamente, e anche nel confronto da Renzi in giù. Insomma, non mi è stato detto esplicitamente che quella soluzione, ovviamente era la libertà di decidere di fare quello che volevo, ci mancherebbe, non sono qui a fare la vittima, nessuno mi ha preso, mi ha rimosso e mi ha obbligato. A 40 anni uno fa quello che crede. È chiaro che mi hanno manifestato il loro pensiero, non era in nessun modo di sostegno a quell'ipotesi. Tra capo e collo è arrivata la notizia. E anche qui è arrivata, insomma, diciamo che proprio nel momento in cui il lunedì 8 settembre, e l'8 settembre sarà stata data, no, che ha evocato trascorsi non proprio incoraggianti, io ero sostanzialmente, la prima giornata in cui mi sentivo sostanzialmente in campo, è arrivata l'informazione che ero indagato per peculato. E proprio per il ragionamento che abbiamo fatto prima, con una legge del contrappasso, cioè io che mi ero battuto rinunciando al vitalizio, lasciando in regione 700.000 euro, perché io avrei maturato 2.500 euro dai 60 anni a vita, insomma con un rapido calcolo spannometrico l'importo era quello, rinunciato all'auto blu, rinunciato alle spese di rappresentanza, venivo indagato per 4.000 euro spesi in 20 mesi, circa 2 anni di lavoro, e sia chiaro, legittimamente, io ho cercato di chiarire immediatamente questo. Intanto mi sono fatto da parte, perché sono convinto di una cosa, vedi, io non ero colpevole, lo ha dimostrato l'esito di quella vicenda,
La soluzione, se non erro. Il giudice ha assolto perché il fatto non sussiste e i PM hanno chiesto loro stessi la soluzione, cioè l'accusa ha chiesto assolvete Ricchetti, vuol dire che insomma, non ce n'è, però non potevo autoassolvermi in quel momento. E lo dico perché molto spesso anche noi che siamo giustamente garantisti, cioè in Italia si è colpevoli dopo il terzo grado di giudizio, così dice la Costituzione, prima tu sei innocente, anche quando sei condannato in primo e secondo grado. Però c'è un problema, che le nostre carriere vengono dopo le istituzioni. E io, anche se sapevo che questo sarebbe stato l'epilogo, anche se sapevo che ero innocente, non potevo passare una campagna elettorale a spiegare non quello che volevo fare per la regione, ma spiegare che avevo i conti in ordine, che ero a posto, che ero innocente. Sarebbe stato mortificante per me, per il PD e per l'Emilia Romagna. E poi, appunto, non potevo autoassolvermi. Supponiamo che io fossi stato condannato. La Severino dice che dopo una condanna di primo grado vieni sospeso, avrei lasciato la regione senza presidente. Beh, io credo che noi non possiamo permetterci questa arroganza politica istituzionale. Lo dico anche a chi lo sta facendo, perché in Italia provocatoriamente alcuni se ne sono un po' fregati, tra virgolette, però, e sono andati avanti. Però io credo che un grande partito come il nostro dovrebbe, senza bisogno di cambiare delle regole, perché ripeto, è la Costituzione che dice come i cittadini vengono giudicati davanti alla legge, ma la politica è richiesto un senso di opportunità in più, un senso di attenzione in più. E secondo me, quando vieni chiamato, dal mio punto di vista anche ingiustamente, a dare conto di alcune cose, abbassi la cresta, con umiltà sai aspettare, dai le spiegazioni che devi dare, e quando hai chiarito tutto, come è successo a me, puoi serenamente ripartire e fare la tua e fare il tuo impegno, il tuo servizio. Non credo che ci sia altro modo per affrontare queste cose. Ecco, sempre riferito al discorso del fatto che la tua candidatura non fu proprio, diciamo, non fu ben vista dal partito quando tu ti resi disponibile, ok, per correre alla regione, mi ricollego con questo articolo in cui l'altro Matteo, che sei tu del PD, sfida Renzi non cedere ai potentati locali. Non è che forse il Partito Democratico Emiliano Romagnolo faceva fatica a vedere un candidato di cambiamento, probabilmente, perché Matteo Ricchetti non era certo un candidato del PD tradizionale, per come ti eri presentato prima. Nel Partito Democratico dell'Emilia Romagna tante cose stanno cambiando. Vedo, andando in giro per molte realtà territoriali, ragazzi che si avvicinano alla politica, che casomai prendono la responsabilità del circolo, diventano segretari del partito nel proprio comune. Dopodiché non c'è dubbio che in quello che è stato il sistema, il gruppo dirigente del potere del partito Emiliano Romagnolo, cioè il cosiddetto apparato, ci fosse un senso di estraneità molto spiccata nei miei confronti, anche un senso di diffidenza. Non lo dico senza, insomma, senza rivendicazioni, senza recriminazioni e nemmeno senza eroismi. C'è una diversità profonda per la mia storia, per la mia impostazione, per il mio linguaggio, per le mie convinzioni, per le mie proposte. Prima abbiamo parlato dei vitalizi. Quando feci quella proposta, buona parte del PD mi accusò di demagogia, di populismo. Questo viene qui, ci fa la morale, lo fa per farsi bello davanti ai cittadini, ma noi siamo persone che hanno dato la vita per la politica, e toccando questa cosa tu mancavi di rispetto alla politica che ci aveva speso. No, la politica la si onora ritenendolo un servizio, la politica la si onora facendosi riconoscere quello che è giusto senza trasformare tutto in privilegio. E da questo punto di vista non c'è dubbio che probabilmente non ho alimentato nei miei confronti solo simpatia, ecco, mettiamola così. Ma secondo te come mai il PD fa così fatica a liberarsi dalla tradizione per quanto riguarda il locale? Perché poi a livello nazionale vediamo che, insomma, Renzi se l'è preso il partito. Sì, se l'è preso, anche se la difficoltà di cambiarlo è sotto gli occhi di tutti. Cioè, con Renzi segretario noi abbiamo candidato De Luca in Campania, Emiliano in Puglia, Rossi in Toscana, Oliverio in Calabria. Fammi fare una battuta, non proprio le candidature più innovative e dirompenti che ci si potesse aspettare. Quando dico queste cose non lo dico per attaccare Renzi o per accusare Renzi, ma non è che evidenziare una difficoltà adesso è diventata lesa maestà. Si potrà dire, no, che uno degli oneri che noi avevamo era tirare fuori l'Italia dalle difficoltà,
innovare le politiche che fa il nostro paese, ma c'era anche costruire una nuova classe dirigente. Cioè, dentro l'idea di rottamazione c'era anche: adesso prendiamo le migliori competenze, i giovani più talentuosi che vengono dal mondo di lavoro, cioè non li creiamo in allevamento, non gli facciamo fare la sinistra giovanile, poi il partito, poi il cittadino, poi il provinciale, poi il regionale, poi il sindaco, poi il Parlamento. Cioè, questi pedigree preimpostati non esistono più. Esistono ragazzi che inventano, innovano, creano, diventano grandi medici, grandi giornalisti, grandi imprenditori, e chi sente di voler restituire attraverso la politica qualche cosa alla comunità e di occuparsi dell'interesse generale, non solo particolare, può diventare un elemento fondativo del PD e un suo. Questo deve essere il percorso, e rispetto al quale c'è grande fatica. E quindi la difficoltà non è solo su scala così territoriale, è una difficoltà diffusa. Tu mi chiedi perché questa difficoltà. Guarda, io credo che sia molto naturale, molto normale. Cioè, chi per 50 anni agisce un'azienda in un certo modo fa fatica a ripensarla, a ricostruirla. Cioè, questa radio non sarebbe così se non fosse guidata da giovani che hanno voglia di scommettere, di interrogare un deputato alla sera tardi o la mattina presto perché c'è la possibilità di fare due chiacchiere. Cioè, devi saperti ripensare, e non puoi pensare di farlo utilizzando le persone che hanno fatto quel mestiere in altro modo. E in questi territori l'idea che il PD continua a essere forza di governo e forza di grande rappresentanza ai cittadini, facendo ciò che ha sempre fatto, e quanto di più sbagliato e fallimentare ci possa essere. Tu oggi devi avere una modalità di partecipazione, di accesso alle istituzioni, di coinvolgimento nelle tue decisioni. Mi spiegate come faccio io, cittadino del comune di Fiumalbo, di Fiorano, di Cavezzo, di San Felice, a dire la mia per quanto riguarda le scelte che attingono la mia comunità? Un partito serve a questo, non solo a farti discutere di quanto è bravo Renzi o Bersani o Franceschini o Veltroni, ma diventa la possibilità di portare il tuo mestolino nel grande mare della decisione che riguarda la tua comunità, sia che sia la città, che la tua regione, che il tuo paese. O torniamo a fare questo, tra l'altro con gli strumenti straordinari che ci sono, i social network, le piattaforme, cioè anche di coinvolgimento dei ragazzi, che non sempre, non è detto questo debba avvenire fisicamente. Cioè, mettendo assieme queste cose, tu puoi dare vita ad un grande partito nuovo, innovativo, e che, oltre a prenderlo il 40% alle elezioni, lo rappresenta anche nella sua quotidianità. Sì, poi vabbè, peccato che insomma per le candidature che si prospettano nel 2016 continui a non vedersi molto questo cambio di marcia. Si pensi ad esempio al partito dei commissari, Sala a Milano, si parla del suo nome, lo stesso Gabrielli a Roma e Bassolino in Campania. Hai deciso di deprimermi in quest'ora. Un complotto alle mie spalle. No, il funerale della rottamazione, se Bassolino si candida al funerale della rottamazione. Sì, no. Io ho detto è il funerale della rottamazione se noi candidiamo Bassolino. Io non voglio impedire a Bassolino di candidarsi, perché tra l'altro non esiste che un partito consente a un condannato in primo grado di candidarsi col sorriso alle primarie e non lo consente a un altro perché ha già fatto il sindaco, ma chi se ne frega, se l'ha fatto bene e i cittadini ce lo vogliono rimettere. Io mi chiedo se un partito che ha tra i suoi primi obiettivi quello di costruire un nuovo gruppo dirigente, no? E non ripeto il discorso di prima, va sostanzialmente solo con Bassolino alle primarie. No, mi aspetto che ci sia una proposta, ce n'è una un pochino più datata, legittima, di chi ha già fatto il sindaco. Fammi anche dire che ha fatto il sindaco con i rifiuti che arrivavano alle finestre, perché poi ci sarà anche, santo cielo, un elemento di merito, di giudizio, che non è che do io, lo dà la storia e lo danno i cittadini di Napoli. E mi state dicendo che non esiste dentro il partito una forza almeno altrettanto forte che candida un giovane quarantenne professionista che ha voglia di prendersi a cuore con un gruppo di persone e con il suo partito la città? Io non ci credo. E se non c'è, non si può dire che questo non è un problema di Renzi perché riguarda Napoli. Perché se poi contestualmente riguarda Napoli, Milano, Roma, Bologna, allora vuol dire che l'anatra è zoppa. Cioè, una delle gambe di questo grande processo di cambiamento, cioè facciamo nascere
accompagniamo in Italia 100-200 persone, cioè i primi riferimenti, quelli su cui puntare e investire quando ci saranno le regionali, quando ci saranno le amministrative. La prossima classe che mandiamo in Parlamento, come è fatta? Noi, cioè, le primarie non hanno il potere taumaturgico di darci necessariamente e sicuramente il meglio, ci danno quello che prende più voti, ma in politica non sempre vincere è tutto. Si può vincere le elezioni e poi produrre una situazione però che non è di esplosione di energia, di passione, di competenze e capacità. Non è detto che ha vinto De Luca, allora ha ragione De Luca. No, ha ragione De Luca nel momento in cui in Campania succederanno cose più giuste, i cittadini staranno meglio, i conti della regione saranno più in ordine, le politiche daranno più risposte ai bisogni. La politica si misura così, non sul fatto che di fianco ad un nome, ad un simbolo c'è una percentuale più alta o più bassa. Noi ce l'auguriamo per i campani, insomma. Qui, eccoci qui, tornati a Felix 5.9, lo ricordiamo per chi si fosse sintonizzato solo ora, Matteo Richetti è l'ospite di oggi, deputato del Partito Democratico. Ricordiamo i contatti, sms, whatsapp al 340-088-9313, pagine Facebook, web radio 5.9 e felix-radio5.9, oppure in streaming sul sito www.radio5.9.it. Allora, andiamo a parlare un po' di cronaca politica sia estera che interna. Faccio una domanda su cosa ne pensi dell'affermazione di Berlusconi, che ha pubblicato tramite social network, che ha definito disgustosi 500 euro ai 18enni dati da parte di Renzi. Questa me l'ero persa, ma insomma, ormai in Italia, e lo dico perché è una delle cose che non siamo riusciti a cambiare, insomma, la contrapposizione è preventiva, no? Gli 80 euro sono una mancetta, per usare un termine che si può utilizzare, i soldi alle forze dell'ordine sono un'operazione elettorale e i 500 euro ai giovani sono una cosa disgustosa. Intanto, insomma, vediamo le modalità e le finalità di questi 500 euro. Il Presidente del Consiglio ha fatto un discorso che io credo sia un discorso di grande autorevolezza e di grande equilibrio, in una stagione in cui tutto vuole essere ridotto a allora state con Putin e bombardato e ne state fuori, allora state con Hollande e andate su Raqqa e sulla Siria oppure state a guardare. Il Presidente dice, guardate che insomma il terrorismo si contrasta con le armi, con l'intelligence, ma anche non facendo cedere ai ragazzi una facile ideologia. E non cedere ideologie se sei attrezzato, se sei preparato. E se sei preparato, se hai un bagaglio culturale tuo, un sistema di giudizio critico tuo, e lo maturi con la cultura, con le letture, con i libri, con le, anche con le radio giuste, anche con le attività appunto culturali, che possono in un qualche modo costruire una personalità forte in grado di esprimere giudizi autonomi. Dopodiché vedremo come l'utilizzo e che tipo di utilizzo ne verrà fatto e consentito. Io credo però che sia invece una risposta importante, giusta, corretta, anche perché non possiamo solo dire, no, che di cultura si può mangiare, che la bellezza salverà il paese, che l'Italia ha una tradizione artistico-culturale, patrimoniale, cioè, bisogna anche concretizzarlo e dare le risorse e gli strumenti ai più giovani è la cosa da cui partire. Io sono molto convinto di questo. Bene. Adesso invece ci affacciamo un attimo sull'ottica terrorismo per quanto riguarda i fatti di Parigi. Ecco, io ti chiedo da politico con un retroterra cattolico, sicuramente, tu pensi che ci sia adesso da fare una riflessione seria sul ritrovo delle proprie radici cristiane? E la seconda domanda, corollario, è giusto fare un giubileo in una situazione di così alta tensione? Queste sono due domande impegnative. Intanto fammi dire che la prima vittima a Raqqa dell'ISIS è stato l'imam. Lo dico perché qui il problema non è riscoprire le radici cristiane e non può nemmeno essere cedere all'idea che questo è realmente un conflitto religioso, non scherziamo. Cioè, qui non c'è, qui certamente c'è una risposta
totalmente sbagliata, violenta e di sangue all'Occidente, alla sua cultura, tra cui probabilmente anche la contrapposizione religiosa. Ma non è un caso che l'attacco terroristico avvenga a Parigi dopo le scelte che la Francia ha fatto nel Mali e in Libia, quindi intervenendo su territori in cui l'ISIS si sta espandendo. E non c'è dubbio che il tema del califfato è un argomento che noi abbiamo sottovalutato, cioè l'idea che si possa dare vita ad uno Stato islamico in cui non prevale un ordinamento giuridico democratico, e da qui la loro idea di contrasto all'Occidente che esporta la democrazia, ma tutto si riconduca ad una modalità anche legislativa fuori dall'ordinamento giuridico, è sicuramente il punto centrale. Però l'attacco terroristico non parte dalla Siria e dall'Iraq che arriva in Europa, è già in Europa, si sviluppa in Europa e si sviluppa, e da qui il contrasto anche con gli strumenti culturali per fornire alle nuove generazioni strumenti, con convincimenti fortissimi del nemico nel contesto in cui vivi. E allora il lavoro da fare sulle periferie, tanto in Francia come in Belgio, ma come anche in Italia, è, insomma, più che 400 milioni per ogni Air Force che parte verso la Siria, dovremmo prendere quei soldi e dirigerli verso le nostre periferie, riqualificandole, togliendo e mandando a casa chi non è sul nostro territorio per contribuirne alla crescita, al lavoro e allo sviluppo. Questo è un dato, non c'è bisogno di essere Salvini per dire che sta in Italia, anzi noi diciamo, gli riconosciamo pure la cittadinanza, chi vuole contribuire alla crescita del nostro paese, non chi è qui per tramare le cose che abbiamo visto realizzarsi nelle settimane scorse. Giubileo? Giubileo è una scelta che ancora sfugge dalle mie e dalle tue possibilità. Il Papa ne è totalmente, ce l'ha in disponibilità, e credo che abbia fatto molto bene. Diciamo che la Chiesa sta vivendo una fase di trasformazioni enorme, anche qui non abbiamo mai riflettuto abbastanza che tutto questo segue alle storiche secolari dimissioni di Ratzinger. Non ci sarebbe stato Francesco senza quell'atto così forte di rottura, perché Ratzinger ha imposto al conclave e alla Chiesa l'apertura di una riforma profonda. Francesco è figlio della cosa a cui li ha messi di fronte Ratzinger. Tutti si aspettavano forse un concilio, Francesco ha convocato un sinodo sulla famiglia, su temi molto delicati, e un giubileo. Non credo che il tema sia l'inopportunità del giubileo o rimandare il giubileo, è giusto che la Chiesa abbia la possibilità di indire l'anno santo, anzi credo anche che la Chiesa in versione così attenta e dialogante e vicina agli ultimi sia una benedizione in questo tempo. Molto bene. Chiedo al nostro regista come siamo a tempistiche. 5 minuti. Allora facciamo così: noi mandiamo un brevissimo stacco musicale, poi rientriamo per i saluti. Ed eccoci rientrati qui, siamo in chiusura di questa ultima puntata di novembre di Felix 5.9. Ricordiamo, l'ospite è stato Matteo Richetti, che ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie a voi, in bocca al lupo. Tornerò nella prima radio dell'Emilia Romagna, perché questo diventeremo in poco tempo. Assolutamente, noi ci diamo come i 1000 giorni di Renzi. In 1000 giorni riusciremo a diventare la prima radio dell'Emilia Romagna. Adesso noi ci trasferiamo in massa a San Felice, no? Per la presentazione del libro di Giovanni Manzini, ex senatore, lo ricordiamo. Un maestro, Manzini è un maestro in tutti i sensi, nel senso che... È insegnante. Per me è stato anche un maestro per molti aspetti, quindi bene. Ringraziamo il nostro regista Morgan, come sempre. Grazie a voi per avermi ospitato volentieri. Assolutamente efficiente. Ringraziamo Giorgio Guaitoli che ci fornisce la carta stampata. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con Alberto Silvestri, sindaco di San Felice, e ci lasciamo con Siamo la frutta di Alessandro Bassoli. Ciao, alla prossima.